Allora, beh, sicuramente non è facile, sarei una pazza a dire che va tutto bene, no? È ovvio che anche per noi questa è una grande prova, però c'è un dato positivo, nel senso che ovviamente gli uccelli del male augurio volevano la morte di Forza Italia, si aspettavano la morte di Forza Italia e sono onesta con voi, anche io stessa, il 13 giugno, cioè un giorno dopo, ho pensato che cos'era Forza Italia senza il presidente Berlusconi. Devo dire che siamo stati tutti molto bravi nel portare avanti il programma in questi mesi di governo e portare avanti le idee del presidente, evidentemente perché i sondaggi stanno dicendo che sicuramente non è la stessa cosa, sicuramente ci manca il nostro leader, ci manca un leader carismatico come era e non sarà mai più nessuno, insomma, così, perché sappiamo che è insostituibile, sappiamo che è inimitabile, ma diciamo un po' alla volta stiamo imparando a camminare con le nostre gambe e forse iniziamo un po' a vedere i frutti di questo lavoro, no? Perché se anche i nostri, diciamo, detrattori iniziano a pensare che Forza Italia terrà, come si dice in gergo alle europee, vuol dire che insomma questo lavoro non sta andando sprecato. Non ci sono dubbi su Tajani? No, non ci sono dubbi su Tajani. La risposta a questa domanda in realtà non la do io, ma la dà il fatto che ci sarà un congresso il 23 e il 24 febbraio con un solo candidato, no? Con il candidato Antonio Tajani. Questo è un segno di unità che il nostro partito secondo me doveva fare e quindi non ci sono dubbi perché sarà eletto all'unanimità. Aspettateli. Io credo che non ci sarà da mettere in dubbio nulla perché, come dicevo prima, io credo che Forza Italia farà un ottimo risultato alle europee perché quella fetta di elettorato la rappresentiamo soltanto doppia noi. Doppia cifra, intendo. Dica la verità, ci crede a questo 10%, questa asticella ipotizzata da Tajani? Ho anche i dubbi che si era posta anche lei alla morte di Berlusconi, di fatto considera questa percentuale un po' troppo ottimistica? Le rispondo alla Berlusconi. L'ho detto sabato a un convegno, al congresso del nostro partito per la provincia di Milano, e ho usato una citazione di Berlusconi. Puntare al 10 per arrivare all'8. Cioè lui diceva a mia figlia, vuoi avere il 10 in pagella in italiano, devi puntare, vuoi avere l'8, devi puntare al 10. Ecco, io penso che soltanto così, con questo diciamo spirito ottimista, si porterà a casa un buon risultato. Senta, alla Meloni cosa manca per alla Meloni cosa manca per avere quel ruolo di federatore che aveva avuto Berlusconi? La Lega stessa aveva detto bisogna essere un pochino più generosi con gli alleati. No, io non sono nessuno per dire cosa ha o cosa manca al Presidente del Consiglio, non mi permetterei mai, se non altro anche per una questione di rispetto, anche perché sono due persone completamente diverse e io penso che sia un errore continuare a mettere a confronto con questo benchmark, se vogliamo, anche troppo spinto tra Berlusconi e la Meloni. Sono due personaggi politici, secondo me, molto diversi tra loro, ognuno con qualità e difetti. Che ha l'essere umano, voglio dire, è anche normale, con due storie personali diverse, con due, anche se vogliamo, percorsi politici molto diversi. Quindi penso sia, diciamo, un errore a monte metterli in relazione. Berlusconi aveva, secondo me, una grande generosità che ha sempre dimostrato in tutti i tavoli, con questo non voglio dire che lei non ce l'abbia, cioè sto facendo due discorsi separati, che ha sempre messo prima di tutto il bene della coalizione, tant'è che tante volte noi ci arrabbiavamo un po' con lui, no? Chi aveva la fortuna, il privilegio di stare con lui ai tavoli delle trattative si alzava sempre un po' scontento perché diceva: ma presidente, però cioè, la coalizione prima di Forza Italia, quella era la sua grandezza. Cioè, per lui c'era prima la coalizione perché sapeva che senza una coalizione non si poteva vincere e quindi tante volte, la storia l'ho dimostrato e lo dimostra, insomma è scritto da tutte le parti, ha rinunciato a pezzi di elettorato per un bene superiore che per lui appunto era la vittoria della coalizione. Quindi tante volte
senza citiamo uno perché sono lombarda, però insomma è famosa, no? La trattativa in cui Berlusconi si alzò dal tavolo di Arcore dando alla Lega, che in quel momento, la Lega di Maroni, che in quel momento aveva forse neanche il 4%, la grande Lombardia, e subito dopo poi il Veneto. Quindi, però alla fine aveva ragione Berlusconi. Anche quella cessione, diciamo così, di, se vogliamo, di pezzi di elettorato.